Ok, rieccoci qui ragazzi, siamo all'episodio... non mi ricordo. Abbiamo trovato nella puntata precedente questo Charmander che almeno 20 anni fa si diceva Charmander, quindi io poi continuerò purtroppo, cercherò di correggermi, però purtroppo non sarà facile. E l'ho trovato casualmente proprio qui. Quindi mi è sembrato veramente una cosa molto strana, spero di incontrarne qualcun altro, però così casualmente è stata veramente bella, bella, bella la cosa. Ok, vai, vai, questi che sono piccolini. Opla! Niente, oh, sta eccellente, non si vuole far beccare, eh? Ok, un occhio. È fatta catturare. Certo. Attacca sta c. Vai, su. Non mi esce eccellente, vabbè. Dai, oh. Perfetto, ok, Charmander livello 6. Pidgeot livello 13, ma salfatto. Allora, possiamo, io mi ricordo che possiamo caricare i Pokémon di là, avanzando, quindi vediamo un po'. Anzi no, torniamo un po' indietro. Quindi niente, abbiamo battuto il capo palestra Brock, abbiamo oltrepassato Bosco Smeraldo, siamo un bel po' avanti con l'avventura, ma comunque è soltanto l'inizio. Bellissimo, bellissimo, devo vedere l'animazione delle cose, vai, che... no, c'ha solo graffi. Eh no, te fa male, cioè, mano, ti devo un attimo cambiare. Vai PJ, fai vedere chi comanda, anche se sei avvelenato, finché muori stai a posto. Mannaggia, il veleno è più forte dell'attacco reale. Vai con Raffica, ottimo, così sei. Oh, oh, masculetta. Oh, nido una femmina masculettato. È il mio uccello, non si fa, eh. Ora, visto che hai voluto sculettare, muori, giustamente. Ok, così, andiamo avanti. Ciao Dominique, 2 Megapol, perfetto, ci serviva. Dai, ma come si fa a non... Ok, prendiamolo. Ok. Sencho è un Pokémon bello, ovviamente non il mio preferito, però gli starter sono i miei preferiti, ovviamente i leggendari, però vediamo, insomma, piano piano avanzeremo. Che ci frega che impara fuoco all'energia, che non serve a niente. Io voglio un altro Charmander che esce qua. Fammi vedere se ce ne sono altri abbastanza. Oh, Pokéball, profumo invito. Cioè, questo non manco visto, ti sono passato avanti, zio, fuma di meno. Questo si fuma a bamba, yeah. Ben, il marmocchio Ben. Why Charmander? Sì, però ripia di Charmander, perché si fa? Graffio? E te fa male, ti devo sostituire. Pokémon. Dai, Nidoran. Questa volta scelgo te. Pokémon viola.
Incornata, proviamo incornata. Non l'abbiamo mai provata, vediamo com'è l'animazione. Che colpo, ragazzi. Gli ha fatto male, eh? Vabbè, guarda che t'ha fatto. No, fammi vedere l'animazione, dai. Aspetta. Oh, eccolo, dov'è? Che hai trovato? Baccala un po', perfetto, grazie, ciao. Qua c'è niente, no. Parliamo con Pigliamosca, vai. Battiamo anche questo, lui è Greg. Greg il Pigliamosca. Graffio. No, no, non me lo vedo nada. Ma porco due. Tutti i colpi io prima, nella puntata precedente, abbiamo cercato con 3 colpi di far avvelenare qualcuno e ci siamo riusciti. Loro al primo colpo, questa volta vai. Allora, vai. Guarda se avvelenano anche questo. Doppio calcio. Niente, non gli fa niente, no? Abbiamo sbagliato mossa. Ora lui alza la difesa. Ok, proviamo mosso. Ok, bella animazione, non l'avevo visto. Perfetto, è salita anche il livello 13. Livello 8 per lui. Ah, ecco, tiri qua dietro. Oh, qua ti troviamo di bello. Ci esce qualcuno? Vai. Ok, Sentry per ora non ci serve. Vai, esca qualcuno. Oh, questo lo prendiamo, dai. Grande. Stai calmo. Eccellente. Allora, quando si illuminano così, da quello che ho capito, dipende dal Pokémon che ho io, diciamo nel mio Pokédex, se è più grande o più piccolo. Penso, eh. O indica semplicemente dei Pokémon più grandi o più piccoli in generale. Altezza L. Allora, lui lo avevamo, però io voglio... Dai, dai, uscite, uscite. Dai, un altro Charmander. Ok, sono usciti due Sensi. Uno è sparito. Sono bellissime le animazioni, anche delle foglie che... No. Dai, proviamo a sfidarlo questo, dai. Oh, eccellente. Dai, eh. Catturato. Perfetto, così ci piace. Muro di fumo, non serve a niente manco questo. Ci si evolve qualcuno, ragazzi? 9? Non ancora. Ok, vai, un altro. Dove vai, io? Stai calmo. Vai. Un altro eccellente, 2 volte.
No. Borsa. Vai. Un ottimo. Dai, fa niente. Ma i shiny per caso ci stanno in questo gioco? Lo sapete? Scrivetemelo un po' nei commenti. Combo. Dai. Quindi se è uscito Charmander escono anche gli altri Pokémon, vero? Vero? Fatemi sperare ragazzi, perché così è veramente bello. Niente, ho solo senso ci sta. Vediamo se esce qualcuno. Niente. Chi ci potrebbe uscire, dai? Niente, in realtà da piccolo non ci interessa. Ok, parliamo con questa signora. Ah, siamo al tunnel di Celestopoli, ragazzi, percorso numero 4. No, a te non ti sfido appena ricarico il volo. Allora, li ricarico e ti sfido. Ciao! Sì? Lui che dice? Ciao ragazzino! Sì! Eccolo! È lui! Voglio il Magikarp! Sì! Non serve a niente, un prezzo esorbitante, perché quando ero piccolino non lo sapevo che non facevo niente sto Pokémon, ma è uno dei miei Pokémon preferiti e quindi lo acquisto! Magikarp Acqua! Piccolino pure me l'ha dato! 10 kg! È famoso per la sua debolezza! Lo si vede comunemente nuotare nel mare, nei fiumi, nei laghi e in qualsiasi altra pozza d'acqua. Vabbè, però Magikarp è magica. So i soldi più ben spesi dell'inizio gioco, perché poi non si spendono più perché l'hanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pokémon. Si devono avere massimo 6 Pokémon. Vabbè, non dicono niente. Vediamo lei che dice, che disparte, sembra più intelligente. Oh, e lo so, dai, su. Chansey bellissima. Glielo prendo di qua. Fune di fuga. Ma questo è da sfidare? Mi sono fatto tutta la strada fino al Monte Luna. Apposta per salire in groppa un po'. Ma quanto è? Si è bloccato Charmander. Ci sono dei Pokémon come Onix che si lasciano cavalcare. Cosa ho appena letto? Non ci credo, sarà vero? Non ci credo. Pokémon che si lasciano cavalcare. Intanto sfidiamo lui. Vai, su, andiamo. Lui come si chiama? Joseph. Meo. Vai che ha imparato una nuova. Perché mi fa schifo? Quando esce lui non vuole fare. Lotta? Muro di fumo che fa? Fammi vedere un po'. Oh oh, bellissima! Oddio, ma ha distrutto! Muro di fumo, vediamo. Che gli fa? Non gli fai niente, Charmander, mortacci tua. Poco. Facciamo le cose fatte bene, dai. Vieni giù. Vai, Pikachu.
Una bella botta, eh? Ma ora ci penso io. Che cavolo, doppio attacco, non lo so, eh. La fortuna sempre. Vai, Pikachu, distruggilo un po'. Ah, non gli ha fatto così tanto danno. Doppio calcio allora, vai. Guarda come mi sconfigge. Uno e due. Andato. Cade all'indietro, bello. Perfetto. Livello 10 anche per Charmander. Charmander, ciao ciao. Un sacco di soldi sto a vincere. Ah, giorno vale, sì, ma dove lo usi? Allora, ricarichiamo. Ciao, sì, me li ricarichi perché pensavo di batterlo velocemente quello stanzetto. Invece, ma non ho fatto. Ma ha distrutto. Ah, guarda, perché Charmander è con una Megaball e quindi esce la Megaball che non è caricata. Oh! C'è un Meow sopra! Andiamo! Ok, siamo sul Monte Luna, ragazzi. Oh, e c'è il Team Rocket. Ah, perché c'era Meow lì. Qui non c'è nulla, cerchiamo più in là. Ehi, tu, che fai? Ci stai spiando? Una spia, ma Meow? Che sta combinando? Doveva stare di guardia? Siamo venuti a sapere che si nasconde i fossili rarissimi. Ci lasciano in pace? Sì. Allora, pensavo peggio, ma il fatto che qui vedi i Pokémon e quindi non ti fermi ogni secondo e li puoi un attimo evitare mi ha messo veramente di buonissimo umore. Un Paras, vai, non ce l'abbiamo. Oh, t'agitare. L'ho capito questo, me lo spiega adesso. Chi è? No, è saltato. Vai, vediamo se l'abbiamo catturato. Beh. Vai. Questo è ottimo. Non lo abbiamo catturato. Proviamo ora. Oh, era eccellente, eh? Finalmente. E abbiamo preso anche il nostro primo Paras, aggiungendolo al Pokédex. Scava. Allora, Paras, coleottero, erba. Pokémon, fungo. Giustamente. Scava nella terra per cibarsi delle radici degli alberi, ma i funghi che ha sul dorso assorbono quasi tutte le sostanze nutritive. Quindi se gli taglio i funghi. Eccolo! Oh oh oh! Vai! Lei! Dobbiamo catturarli tutti questi, eh? Allora, borsa. Senti, non iniziare ad agitarti perché già. Porco due. Ottimo, vediamo se la prendiamo. No. No, ma inizia a saltare questo. Vai! Eccellente! Ora dovrebbe andare, eh? Andata Clefairy. Perfetto, tre Pokémon di livello. Salgono di livello. Perfetto.
Vabbè, Monkey non ci serve, lo vorrei evitare. Clefairy, allora, folletto, ovviamente, poco muffata. È molto amato per l'aspetto adorabile e le graziose movenze, ma non si vede spesso perché ne esistono pochissimi esemplari. E uno lo abbiamo proprio noi. Dai, proviamo lui. Lui ce l'abbiamo, non credo, eh. Mi sa che è il primo. Mamma mia, che punta. Pesa malissimo questo. Ma dovrebbe uscire e lo riprende. Ah, mazza. Vabbè. Geodude. O Geodude. Geodude, forse. È il primo? Ottimo. Leggiamo. Allora, Pokémon roccia, terra. Lo si può trovare vicino ai sentieri di montagna. Bisogna fare attenzione a non calpestarlo per sbaglio, altrimenti diventa furioso. Più furioso. C'è cazzo. Allora, sfidiamo questo? Ci becca da qua, lo sapevo. È sempre stato così. Allora, pigliamo Mosche nella caverna. Miro. Ma che ci fai con Battle? Ah, giustamente, pigliamo Mosche. Ma perché mi fa sto giochetto, maledetto? Vai. Non abbiamo nulla a parte graffio, nessuna mossa di fuoco. Ovvio. Vediamo se ora che sale al livello 11, che se vinciamo un po' sale direttamente al livello. E cos'è sta mossa? Non l'ho letto. Confusione? Fa male, eh? Vai, vai, l'ultimo attacco. Ottimo. Dai, impara una mossa di fuoco. Niente, non impara. Vabbè. Ok. Perfetto, 5 megapod. No. Vai, Zubat che non lo abbiamo, vabbè, incontriamo un punto. Ok, ora battiamo anche lei. Come ti chiami? Irina. Ciao, Bathroat. Grande Pokémon, bellissimo. Vai, vai, vai. Non so perché un Pokémon di fuoco non ha imparato tre mosse che non si può fare. Non c'è più. Vai, Charmander! Che fa? Oh, oh! Muore? Mi sa che muore. Ah, ok. Graffio, vai. Abbiamo vinto? Ciao Bathroat. Andiamo. Oh. Ok. Allora, un attimo ragazzi, ci sono, eh?
Ma quanto sei veloce? E beh, ho fatto tutto quanto, ogni anno. No, ma ha visto, guarda. Vediamo chi è sta ragazzina. Allora, Pokémon, cambiamolo. Vai Pikachu. Dai, sconfiggiamo. Proviamo un po' il tuono shock, vediamo che gli fa. Bellissimo, eh? Grimer, bellissimo, vai. Doppio caccia a sto punto, vai. No, non gli fa niente, beh, muove giustamente. Ottimo il logico di botta. Andiamo con attacco rapido. Ok. Prima è andato. Ciao, anche a te. Abbiamo trovato Vetri. Repellente, ok. Scendiamo un po' le scale, vai. Pure l'effetto della discesa, vai, prendiamo lui che è più piccolino. Mazza come sono guerriti, eh. Pensavo di prenderlo nell'eccellente, non ce l'ho fatta. Eccolo. Ottimo, va bene, uguale. Dai. 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 Non va bene. È sfuggito, vabbè. Pazienza. Tanto è riuscito lì di nuovo. Dove stiamo andando di qua, ragazzi? Ve lo ricordate? Io non me lo ricordo proprio. Ok, scendiamo ancora. Ah, c'è questo del team. Zubattino? Un Zubba gigante. Borsa. Utilizziamo così che si tranquillizza un po'. Ah, l'ho beccato di lato. Vai! Quasi. Vai, proviamo un altro bocca da un po'. Mannaggia. Ah, questo è andato, se non è bello. Ma il primo Zubat che ho? Bellissimo. Impara una mossa. Non lo imparo. Sì, meno male, ragazzi. Doppio team, su. Andiamo. Tuono onda, perfetto. Livello 15 anche per me. Altruismo, fai dimenticare. No, non la voglio far imparare. No. Tanto sarà una cavolata, quindi ok. XL, un po' come le... Ah, non ho letto la descrizione. Vabbè, la leggiamo dopo, ragazzi. Ero un po' distratto qua. Allora, prendiamoci questa Pokéball. Caramella rara. Ok, parliamo con il Team Rocket qui. Ci si sfida?
Che belle animazioni, vai, vai. Borsa, pozione. Ok, anche l'animazione della pozione è bella. Guarda come lo sconfigge, Lotta. Graffio. Ora ritocca Rattata perché giustamente doppio attacco della pozione. Graffio. Vai, Graffio. Niente, devo mollare, vai. No, cambiamo. Pokémon. Andiamo con Nidor, vai. Si evolverà sto Nidoran a breve a livello 16, forse non me lo ricordo, se sì. Speriamo. Sei andato bello, che? Ciao. No! Ma come ha fatto a resistere? Ciao bello, ciao bello, ciao. Perfetto. Ok, abbiamo incontrato il nostro primo Team Rocketista. No, no. Evitiamo Zubat. No. Lui ci manca lui, vai. Noi li affrontiamo tutti. Robby. Niente, mi deve fare sto effetto brutto, vabbè. Proviamo con Pidgey, dai. Vediamo. Fagli male, Pidgey, vai. Raffica. Come l'ha sciolto. Ok, possiamo andare avanti. Vabbè, parliamo anche con lei, sfidiamo anche lei. Tocca, ci tocca. Tocca farli tutti. Miriam. Ce l'ho anch'io, sto porco, ma non ce l'hai solo. Cambiamo. E questa volta Nidoran finito, vai. Grande mossa. No, non gli ha fatto niente, dai. Sta dai schiaffi. Morso, vediamo che secondo morso te ne vai. No. Allora solo con veleno spina, vai. Vai, l'ultimo attacco e anche ci liberiamo. Bravo Nidoran Femmina, hai fatto un buonissimo lavoro. Forse un po' più veloce che lui è, ma non male. Ok, Pidgey sale a livello.
Allora, PJ vorrebbe imparare attacco da ala. Eh sì, fai dimenticare. Azione. Eh sì, attacco d'ala è molto meglio. Specul mossa poi le vedremo, però per ora magari specul mossa ci serve. Vediamo. Si evolve? Non si evolve nessuno. Devo capire se gli shiny li vedo da fuori. Anche lui, vai. Smettila di seguirci, non ti sta seguendo. Io. Cattivo bingo, anzi, bisogna dire queste cose. Oh, è qua? Oh, c'è una festa. Oddio! No! C'è un Onix, ragazzi! Cerchiamo di prenderlo subito! È troppo in alta la visuale, no? Dai, dai, dai! Tosta, non mi scappare, Onix! Vai! Niente! Neanche adesso esce, sicuro. Vai, vai, vai! Ok, attacca! Vai! No, devo alzare! Bene, vediamo se con questa che c'ha la bacca lampone. Sì, abbiamo catturato Onix. Bellissimo, dove c'è uscito. Oh, finalmente impara una mossa fuoco. No. No, partiamo. Perfetto, vai. Ci siamo presi un bel Onix. Pokémon Serpe Sasso, roccia terra, scava nel terreno con incredibile vigore in cerca di cibo, creando cunicoli usati per come tana dai dighetti. Facciamo la mossa? Squadra. Aggiungi alla squadra, ma levati tu. Si può fare? No, non si può mettere come... vabbè. Vai, scendiamo. Come animale che mi segue. Come animale, come Pokémon che mi segue. Pepita! Questa ci porta soldi, eh? Allora, il Paras non ci interessa, neanche il Geodude, come dice. Però qui come ci andiamo? Niente, non ci esce. Oh! Vai, andiamo a prenderla. Clefairy. Ah, saltella, forse. Borsa anche di nuovo, Pokéball, ok. Non è entrata, sapevo. Attacchi pure, Stone. Non si può dire. Con la moneta. Siamo dei bravissimi allenatori. I Pokémon piano piano stanno iniziando a crescere, eh? Dai che esce un altro Onix. Contentissimo. No. Oh no, attento. No, ci riescono solo di zubat, allora non ci servono.
Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua e continueremo in questa caverna dove c'è il Team Rocket e vediamo un po' come andrà il tutto. Intanto salvo. Ok, ricordatevi di mettere mi piace se vi piace quello che porto sul canale in generale, ma ovviamente se vi è piaciuta questa puntata di Pokémon Let's Go Pikachu. E condividetelo con chi è appassionato del mondo Pokémon e intanto noi ci vediamo alla prossima puntata. Fate i bravi e mi raccomando, siateci anche nella prossima puntata. Dai, ciao a tutti!